Buon pomeriggio a tutti, sono le 14 dell'11 settembre, credo che siamo perfettamente in orario. È una diretta che va in onda, per così dire, davvero all'improvviso, nel senso che ho avuto modo di avvisarvi soltanto un'oretta fa su Facebook, in quanto naturalmente i giorni in cui sono a Roma dipendo assolutamente da quelli che sono gli orari della Camera. Quest'oggi abbiamo avuto un'oretta e mezza di pausa durante, diciamo, tra la seduta del mattino e quella pomeridiana, e quindi sono riuscito, come dire, a rispettare l'appuntamento con voi, anche se devo dire ero piuttosto pessimista. Per la stessa ragione, ahimè, non sono in grado di dirvi quando ci sarà la diretta di domani. Proverò in ogni caso a trovare un momento. Siate pronti nel momento in cui vi dico su Facebook a che ora la diretta ci sarà, però nessun timore, come sapete. Della diretta resta comunque questo video che, come sapete, resta su YouTube, sulla mia pagina Facebook e sul sito ivanscalfarotto.it. Come al solito vi chiedo di pigiare sulla freccetta dove leggete condividi in modo tale da poter allargare il numero delle persone che ascoltano queste dirette e naturalmente anche di coloro che, non riuscendo a vederla proprio in diretta, possono vederla comunque durante la giornata. Nonostante, diciamo, le cose siano state fatte in fretta, ci sono alcune cose che voglio dirvi assolutamente. La prima, mi sembra doveroso un pensiero rispetto al fatto che oggi è l'11 di settembre. Oggi riflettevo sul fatto che l'11 settembre 2001 ormai è lontano ben 17 anni, e quindi ci sono tantissimi ragazzi, anche grandi, che magari non ricordano nemmeno di com'era la vita prima dell'11 settembre 2001. Però io penso che per quelli della mia generazione, per le persone che 17 anni fa erano nell'età della ragione, magari anche chi erano coloro che erano piccoli, che erano ragazzini, il ricordo di quelle giornate indelebili. Penso si possa dire con estrema franchezza e con estrema, diciamo, sincerità, apertura e senza timore di essere smentiti, che quella giornata ha cambiato le nostre vite, che in buona sostanza abbiamo vissuto in un prima e in un dopo dell'11 settembre. Tante piccole cose quotidiane, tanti piccoli gesti quotidiani delle nostre vite sono cambiate. Chi prendeva degli aerei, per esempio, prima dell'11 settembre, ricorda che le cose erano un pochino più semplici. Vennero alla luce probabilmente anche le disparità tra paesi industrializzati e paesi in via di sviluppo. Si cominciò a guardarsi anche piuttosto incagnesco rispetto al fatto che si potesse credere in religioni differenti. Ci accorgemmo che lo scontro tra culture era molto più pratico di quanto non pensassimo. E poi naturalmente i morti furono a migliaia e fu in molti casi una morte orribile. Chi abbia visitato Ground Zero e appunto ciò che oggi c'è a New York, con tutti i nomi delle persone morte, con tanti bambini mai nati che morirono con le loro madri, nelle pance delle loro madri quel giorno, è ancora una visita che fa particolarmente impressione. E io all'epoca lavoravo per una banca americana e quindi anche il timore, la preoccupazione per i colleghi fu grandissima. Ci fu un'intera società che si chiamava Cantor Fitzgerald, che stava proprio in una delle due torri, che fu praticamente sterminata. Quasi tutti i colleghi, i lavoratori di quell'azienda morirono quel giorno. Insomma, è un giorno indimenticabile. E 11 settembre ha acquisito un suono un po' sinistro, se volete, o comunque è diventato parte della nostra memoria collettiva e mi faceva piacere insieme a voi ricordare le persone naturalmente che persero la vita, ma anche quelle ore così cruciali dell'esistenza di tutti noi e della nostra memoria collettiva. Detto questo, passiamo a cose un po' meno, diciamo così, impegnative dal punto di vista emotivo. Io volevo raccontarvi di ieri, perché come sapete, ieri sera Matteo Renzi è stato a Milano per la festa dell'unità che si tiene appunto in città. Ci tenevo a parlarvene perché l'entusiasmo, il numero di persone è stato veramente notevole. Questo successo, questo calore che Renzi sta avendo, in realtà lo si era già registrato a Ravenna, la festa nazionale, domenica a Firenze, a Bologna. E devo dire che, essendo lì presenti, essendo testimoni diretti di come sia andata la giornata, questo
collide abbastanza con quello che è il racconto che si fa normalmente di un personaggio odiato da tutti, detestato, che insomma è destinato all'oblio o a una forma di confino politico. A me ieri Renzi è sembrato in grande forma, con una linea politica molto precisa, che è quella di un'opposizione netta al governo di Lega e 5 Stelle, che ha espresso anche in modo, diciamo così, con alcuni tratti di colore e di umorismo, ma in realtà una linea politica estremamente precisa di contrapposizione rispetto a un governo che sta facendo poco e quel poco che fa lo fa in modo anche molto confuso, e anche di rivendicazione di differenze fondamentali nel modo di considerare la democrazia rappresentativa, nel modo di considerare i rapporti tra esseri umani, quello che deve essere l'atteggiamento, per esempio, rispetto alle migrazioni, sul tema economico, sul tema della crescita versus la decrescita, del governo, appunto, che vuole chiudere negozi la domenica o che vuole chiudere l'Ilva, anche se poi naturalmente non lo fa perché si tratta di posizioni idealistiche. E il tutto è avvenuto davanti a un sacco di gente, c'era veramente tantissima, anche a dimostrazione di una capacità che Renzi ha ancora di mobilitare tante persone e di un grande calore, io devo dirlo onestamente. So che Renzi ha detto che non ha nessuna intenzione di candidarsi alla segreteria del Partito Democratico, e naturalmente ne prendo atto, però penso che sia importante, al di là della sua persona, considerare che le sue idee sono presenti e che non c'è nessuna intenzione di smobilitare dal punto di vista, diciamo così, ideale, dei programmi, dell'identità del Partito Democratico, un'identità appunto democratica, come dice la parola stessa, ma europeista, che guarda la crescita sostenibile, che guarda a diritti civili e diritti sociali contemporaneamente e in modo estremamente importante, che guarda alla cultura come qualcosa che va preservata. Tutte cose che ci distinguono dal governo giallo-verde, e devo dire io sono contento perché è un po' la ragione per la quale sono nel partito, è quella di credere anche a alcune cose fatte, a tante cose che ci sono da fare, e di farlo, almeno io personalmente, senza dover fare alcuna abiura, senza dover rinnegare niente delle cose che si sono fatte. Ovviamente gli errori ci sono stati anche parecchi, errori anche probabilmente comunicativi. Ma ci sono alcune cose innegabili che stanno nei numeri, che stanno nei numeri di un paese che aveva ricominciato a crescere, che era uscito dalla recessione più profonda probabilmente degli ultimi 50 anni, con i posti di lavoro che aumentavano mentre oggi diminuiscono, con lo spread che scendeva e la spesa per interessi che scendeva mentre oggi sale, che aveva guadagnato una fiducia rispetto non soltanto ai mercati, ma anche alla comunità internazionale. Ecco, tutte queste cose ci sono ancora. Io nel recente passato ho lavorato in quella direzione e ho intenzione di continuare a farlo. E aver visto Matteo Renzi così in forma, così pimpante, mi ha fatto piacere, perché vuol dire che queste idee sono destinate ad avere ancora cittadinanza nel partito, e quando ci sarà finalmente questo congresso andremo a discutere di idee, di programmi, ma sulla base anche di una visione molto precisa, che è quella di persone che non hanno nulla di cui vergognarsi, nulla di cui chiedere scusa, ma che al contrario hanno ancora tante cose da fare, sulla base appunto di un europeismo chiaro e di una visione della società, che è una visione inclusiva, rispettosa, anche più gentile, se volete, di quella che ci viene rappresentata in questo momento. Quindi, bene. Ancora un paio di cose prima di lasciarvi. Una riguarda le esternazioni di Di Battista ieri alla 7, di cui io ho soltanto letto sui giornali perché, come ho detto, ero a Milano alla festa insieme a Matteo Renzi. Le riprendo soltanto perché spesso gli osservatori si stupiscono molto del fatto che Di Maio dica una cosa, Fico ne dica un'altra, Di Battista ne dice un'altra, e qualche volta nel racconto del mondo grillino si rappresenta come dire, una sorta di arena nella quale si confrontano più punti di vista, più anime, una più
più di sinistra, una più terzomondialista, l'altra più governativa, correnti appunto, quelli più vicini a De Maio, quelli più vicini a Fico e quant'altro. È una ricostruzione che io trovo assolutamente non credibile, nel senso che ovviamente ascolto anch'io le parole, sento le cose che vengono dette, che possono essere anche molto diverse l'una dall'altra, ma la cosa che non mi convince affatto è l'idea che dentro il Movimento 5 Stelle ci siano opinioni diverse e che esista un'autonomia di pensiero, cioè che Fico possa pensarla diversamente e portare avanti una linea politica contrapposta o comunque antitetica a quella di Di Maio o di Battista, che dice cose che magari possono disturbare Di Maio l'ala governativa perché va a disturbare l'alleato leghista, eccetera. Allora, la mia convinzione, per come ho visto comportarsi il Movimento 5 Stelle anche all'interno delle aule parlamentari e delle commissioni, è che sia un partito assolutamente monolitico, cioè che non ci sia nessuno spazio per un'autonomia di pensiero, un'autonomia di giudizio, per poter dire delle cose diverse, come succede forse anche troppo spesso nel Partito Democratico e troppo intensamente nel Partito Democratico. Chi davvero ha espresso delle idee diverse, ha espresso una sua autonomia dentro il Movimento 5 Stelle, è stato immediatamente espulso e tra l'altro anche linciato sulla rete. Ovviamente ricordate il caso di Favia, di Pizzarotti, della Cassamatis a Genova. Cioè, chiunque abbia provato a dire, diciamo, a non sottostare a quelli che sono i diktat che arrivano da Milano, evidentemente non è, a queste persone non è concesso di restare al Movimento 5 Stelle. Quindi, capisco e ascolto parole magari non sempre, diciamo, allineate di Fico o di Battista, ma la mia convinzione è che tutto questo sia un gioco delle parti che comunque nasconde una linea, come dire, estremamente compatta e un progetto politico che proprio non ammette per sua stessa natura delle differenze sostanziali. E quindi oggi fai parlare di Battista perché devi riprendere la Lega che ti sta sopravanzando nei sondaggi e quindi prendi quello che sta in Guatemala per poter dare, diciamo, il colpo al cerchio, ma poi c'è sicuramente qualcun altro che darà un colpo alla botte per rimettere il carro, il treno nella sua carreggiata. Quindi, per quanto mi riguarda, diciamo, pensare di solleticare o di sollecitare, di aiutare una parte della, diciamo, della sinistra 5 Stelle a venire su posizioni affini al Partito Democratico e quindi pensare a un progetto politico comune, mi sembra una cosa assolutamente impossibile, irrealistica, illusoria, velleitaria e direi appunto, visto e considerato che conosciamo come funziona il Movimento 5 Stelle, di metterci definitivamente una pietra sopra. Ultimissima cosa perché mi mancano 2 minuti, ma ci tenevo a dirla. Sapete che c'è una grande polemica sul fatto che la nuova Alto Commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite, Michelle Bachelet, ha stabilito che ci sarà un'ispezione del suo Alto Commissariato in Italia. Questo sta sollevando una serie di, come dire, di polemiche, ma anche di reazioni stizzite. Penso alle ultime reazioni, le ultime dichiarazioni di Salvini che ha detto che noi paghiamo dei soldi all'ONU e che quindi dovremmo cominciare a ragionare sul fatto di non pagare più perché ci contestano appunto violazioni dei diritti umani. Io trovo che sia una cosa completamente scriteriata mettersi anche contro l'ONU dopo aver, come dire, litigato con l'Unione Europea, mi pare che stiamo veramente esagerando. Bisogna riconoscere il ruolo che l'Alto Commissariato per i diritti umani ha in tutto il mondo ed è evidente che esistono paesi nei quali le violazioni dei diritti umani sono estreme perché c'è la tortura, la pena di morte, oppure la libertà di stampa o di riunione o di assemblea viene conculcata e si tratta di regimi totalitari e quant'altro. Questo non vuol dire che un paese come il nostro, che è un paese del G7, uno dei paesi fondatori dell'Unione Europea, la culla del diritto, la patria di Cesare Beccaria, non debba essere pronta a ricevere gli ispettori ogni qualvolta gli ispettori vogliono venire e farlo con la massima apertura possibile. Se l'ONU vuole venire a vedere come trattiamo le persone, in particolare i migranti, bene che venga.
Dopodiché, chi semina vento non deve stupirsi di raccogliere tempesta. Se Salvini non fosse sempre così colorito, se non fosse sempre così estremo nelle sue espressioni, se non dicesse cose che sollecitano, diciamo, i peggiori istinti del paese e che naturalmente la comunità internazionale osserva con preoccupazione, probabilmente queste cose non succederebbero. Però l'Alto Commissariato per i diritti umani ha visitato moltissimi altri paesi d'Europa perché le preoccupazioni, se hanno delle preoccupazioni, è giusto che vengano a verificare a che punto siamo. Io penso che il nostro ruolo di paese civile è quello di aprire tutte le porte a chiunque voglia ispezionarci per qualsiasi ragione. Non dobbiamo avere nessuna paura. Se siamo un paese democraticamente maturo, chiunque può venire a vederci in casa e troverà un paese sano e democratico. Se questo governo pensa di avere qualcosa da nascondere e quindi reagisce stizzito alla richiesta di un'ispezione, vuol dire che dobbiamo preoccuparci che il nostro paese abbia paura di aprire le porte e di essere una casa di vetro, quale dovrebbe essere. Io mi fermo qui perché sono le 14:15 e tra l'altro devo correre a Montecitorio perché ricominciano i lavori tra 15 minuti. Come ho detto, non sono in grado di dirvi esattamente domani a che ora andremo in onda, a che ora andremo in diretta, ma insomma troverò il tempo per farlo e per avvisarvi. Vi chiedo, come al solito, di pigiare la freccina dove c'è scritto condividi per poter condividere il video che metterò su ivanscalfarotto.it, su YouTube e anche su questa pagina appena arrivo alla camera, giusto il tempo di sedermi con il computer, di lavorare mentre ascolto il dibattito. Io nel frattempo vi saluto, vi auguro buon pomeriggio e vi do l'arrivederci. A domani. Ciao!